Buonasera, ben ritrovati a tutti e a tutte ovviamente. Procediamo con il segretario che fa l'appello per la verifica del numero legale. Grazie. Grazie Presidente, buonasera. De Magistris presente. Cacciapuoti. C'è Cacciapuoti? Mi aiutate? Vabbè, al momento è fuori aula. Va bene. Caiazzo, Antonio Caiazzo, presente. Due. Capasso Elpidio, presente. Capasso Francesco, assente. Carbone Vincenzo, assente. Cascone Francesco, presente. Cirillo, c'è? Quello lì. Presente, Elena Coccia presente, Di Maiolo, Felice Di Maiolo presente, Iorio Catia presente, Iovino Francesco Iovino dov'è? Francesco presente, è entrato Cacciapuoti, Iossa presente, Lebro assente, Lettieri assente, Maddaloni presente, Marrazzo presente, Pace presente, Pirozzi presente, Quaglietta Alessia, c'è Quaglietta assente, Ragosta presente, Sgambati presente, Tito c'è presente, Tozzi presente, Parchetta dovete far chiudere presente. Presidente Jimmy Vicchiarella, sono presenti 20, assenti 5. Grazie. Nomino scrutatori Sgambati, Ragosta e Iorio. Procediamo quindi all'approvazione del ricordiamo che c'è la diretta streaming e procediamo sindaco alla... Prego. Sindaco, volevo consigliere Coccia, volevo illustrare la manifestazione che abbiamo fatto a Siena e i risultati, visto che sono soldi che la città metropolitana mette per la valorizzazione dei propri beni, volevo illustrare i risultati di questa missione a Siena che abbiamo fatto. Quando lei lo riterrà necessario, quando lei lo vuole ritenere necessario, anche in virtù dell'ampia rassegna stampa che c'è stata su di noi poco fa al TG3 è passata anche la notizia di questa, di questo fatto, e volevo anche dare qualche altro risultato in merito al nostro lavoro sull'UNESCO. Quando lei lo ritiene posso conferire. Grazie. Caro sindaco, è possibile la consigliere prima parola? Prego. Vorrei chiedere al consiglio di darmi la possibilità di relazionare su una vicenda che oggi durante questo periodo, vicende attuali che riguardano una partecipata della città metropolitana che è la CTP, perché vorrei relazionare lo stato in cui si trova e quale sarebbe la possibile ipotesi per cercare di andare avanti salvaguardando il diritto dei lavoratori e dei cittadini per il trasporto. Posso? Assolutamente. Allora, caro sindaco, cari colleghi consiglieri, dal 2000, aprile 2017 circa io ricopro la carica di consigliere delegato ai trasporti. Preciso la data del 2017 perché al momento dell'insediamento noi abbiamo trovato, e certamente non proviene, e lo voglio precisare, da questa amministrazione, ma proviene dal passato, una situazione così critica in CTP che attualmente il debito ad oggi ammonta a circa 50 milioni di euro. Una situazione assoluta che ha portato all'esasperazione anche di alcuni lavoratori,
che poi tutti quanti insieme, attualmente CTP, che è la nostra partecipata, non garantisce più il servizio del trasporto e sono circa 22-23 giorni che i nostri pullman di questa azienda non stanno più erogando questo servizio. Il problema da che cosa è nato? È nato perché bisogna spiegare a tutti che CTP è una, noi siamo una stazione appaltante come città metropolitana rispetto alla nostra partecipata. Devo dire anche che non dobbiamo dare un euro a città, dalla città metropolitana a CTP, perché noi paghiamo con il corrispettivo, quindi in base ai chilometri che vengono resi dalla stessa azienda. Per ad oggi, purtroppo, con questo sciopero, perché i lavoratori hanno avuto lo stipendio in ritardo del mese di agosto e non vedendo una prospettiva futuro rispetto alla situazione in cui versa CTP, stanno andando avanti ad oltranza con questo sciopero. Ieri in città, in prefettura, si è tenuto un tavolo dove ha partecipato il direttore generale, che cercavano insieme anche alla regione di trovare una soluzione operativa. Una soluzione operativa che consisteva in cosa? Nei nostri bilanci, a partire dal 2008, e ci tengo a precisare questa data, noi abbiamo delle poste in bilancio che si chiamano le cosiddette indicizzazioni, sarebbero gli interessi, l'Istat, per rispetto ai chilometri, il compenso che rispetto ai contratti ponte non veniva più erogato, ma è una partita unica che diciamo noi che dobbiamo avere. E CTP in passato ha fatto anche causa alla provincia di Caserta, perché noi eroghiamo il servizio anche su Caserta, dove il Consiglio di Stato ha dato ragione alla stessa azienda. Il dato ha voluto che la partita in questione, stiamo parlando di circa 42 milioni di euro di cui abbiamo fatto causa, e su questi 42 milioni di euro svalutati sono arrivati a 21. Che cosa sta succedendo? Che l'amministratore di CTP ha chiesto che venissero liquidate a Città Metropolitana in una ragione di una transazione queste somme economiche, cose che ancora tuttora, rispetto anche ai pareri, non abbiamo ancora completato. Però devo dire anche, caro sindaco, che ad oggi CTP, la governance e tutta la male di dirigenti che si trovano in quell'azienda, e non parlo degli autisti, l'autista è uno che scende la mattina, vuole andare a lavorare, l'autista che è quello che rischia se per caso si incontra qualcuno che può avere qualche violenza all'interno, è lo stesso che è capitato, ma chi ha la responsabilità? Deve emergere che questa responsabilità ad oggi non sono state approvate ancora i bilanci 2015, 2016 e 2017. La città metropolitana, se non si approvano quei due bilanci, se non si approva un piano industriale serio, noi non possiamo trovare le formule per cercare di erogare le somme per cercare di rilanciare questa azienda. Un'azienda che, oltre l'azienda, oltre ai lavoratori che ci lavorano da tanti anni in quella stessa azienda, e per quanto riguarda anche il cittadino che purtroppo oggi non riesce ad avere quello che è un servizio che la legge garantisce, se non si fa questo, caro sindaco, noi purtroppo non possiamo andare avanti per cercare di salvaguardare questa azienda. Allora l'appello che facciamo noi come forza politica, come l'intero consiglio, caro sindaco, è quello di trovare una soluzione unica, condivisa, sapendo che città metropolitana, e lei conosco la sua sensibilità perché ne abbiamo parlato più volte, e anche di tutti i colleghi presenti, e di trovare la soluzione quando più veloce possibile nell'arco di questi 10 giorni, perché se non si risolve entro questi 10 giorni arriveremo all'irreparabile. Noi siamo stati convocati martedì in regione proprio per questi disservizi che sta facendo CTP. L'invito è di serenità e di tranquillità anche agli stessi operatori, agli stessi dipendenti di CTP, perché l'obiettivo di questo consiglio è certamente non di quelli di abbandonarli, ma di trovare tutte le soluzioni politiche e anche tecniche affinché possiamo dare somme, anche con il lavoro che lei ha fatto e che il vice premier Di Maio ha detto che potrà dare anche una mano lui.
ma anche con l'interlocuzione con la stessa regione, quando andremo lunedì in questa riunione, e cercare tutti quanti insieme, perché salvaguardare il lavoratore, salvaguardare l'utente, salvaguardare chi dalla mattina con il mezzo di trasporto si reca sul proprio posto di lavoro, è quell'obiettivo che ci siamo dati tutti quanti, perché queste sono le competenze della città metropolitana, e l'obiettivo di tutti quanti è cercare di trovare una soluzione unica, condivisa e che possa garantire tutto quello che ci siamo detti. E quindi lei, noi e anche chi sta in regione, anche chi sta al governo, dobbiamo fare tutto il massimo affinché possiamo risolvere questa problematica. Grazie, aggiungo qualcosa, se me lo consentite, anche un po' interpretando una volontà di tutti voi, perché ci siamo anche incontrati con i capigruppo, quindi potrei sintetizzare la volontà comune di tutti noi. Allora, innanzitutto c'è la massima determinazione mia, di tutti i miei più stretti collaboratori, della macchina amministrativa della città metropolitana e delle forze politiche qui rappresentate, a raggiungere il massimo obiettivo, che non è quello di protrarre una situazione di grave cronicità di CTP, ma di intervenire per risolverla definitivamente, non solo per quanto riguarda il tema dei bilanci, ma per un piano industriale che faccia ritenere di CTP un'azienda competitiva. Dalle interlocuzioni avute con la Regione Campania, con il Governo nazionale, mi par di capire che la partita ardita, difficile, per alcuni quasi impossibile, si svilupperà all'interno del nostro ente. Quindi la questione è complessa, è delicata e difficile. Bisogna, come diceva lei correttamente, nei prossimi 10, massimo 15 giorni, mettere in campo tutte le interlocuzioni necessarie con l'amministratore, con i vertici dell'azienda. Si sta già lavorando. Io ritengo, ma questa è una mia opinione personale, che la prospettiva di raggiungere il risultato positivo c'è, è anche necessaria, a mio avviso, pur comprendendo, e la comprendiamo davvero tutti, io come sindaco e voi come consiglieri, la sofferenza, il patema e le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, però è assolutamente indispensabile per garantire continuità aziendale e quindi giustificare anche operazioni importanti che andremo a fare, che si riprenda l'attività. Ci vuole un senso di responsabilità da parte di tutti, perché, ripeto, c'è anche chi considera questa partita persa, chi la considera quasi persa, e dobbiamo evitare che cresca il numero dei sostenitori della sconfitta. Quindi noi dobbiamo essere uniti come Consiglio metropolitano, come città metropolitana, interloquire, come ha detto lei, con le varie istituzioni. Io l'ho fatto anche ieri col Vice Premier, lei l'ha ricordato, essere, come dire, concentrati al massimo nelle prossime 2 settimane e portare a casa i risultati. Io credo che questa sfida si può vincere, non perché solamente bisogna dare tranquillità ai lavoratori, e chiudo, io lo dico sempre, non avrebbe senso una partita solo così, per quanto importantissimo il primo diritto è il diritto al lavoro, ma noi dobbiamo garantire diritto al lavoro, diritto a un'azienda che funziona e diritto a un servizio che i cittadini ovviamente ci riconoscano come tale, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, e non credo che la volontà nostra è quella di protrarre l'agonia di qualche mese. Questo è il momento per risolvere definitivamente, per quanto possiamo fare noi, perché poi c'è la partita della regione, c'è la gara, cose che sapete tutti e sappiamo tutti. Quindi il messaggio che oggi il Consiglio metropolitano e il sindaco vogliono dare all'esterno, ai cittadini della città metropolitana, ai lavoratori e alle lavoratrici, che c'è il massimo impegno e anche la massima consapevolezza che l'obiettivo positivo si può raggiungere. Quindi io mi fermerei qua su questo tema, e se siete d'accordo entriamo nel vivo del nostro ordine del giorno, che ha al primo punto l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 30 luglio 2018. Se non ci sono osservazioni, lo diamo approvato all'unanimità. Poi sapete, per punto 2, che ho provveduto a affidare le deleghe ai consiglieri metro, questo è il punto 2, no?
No, ci sta prima questo. Va bene. Ho provveduto ad affidare ai consiglieri metropolitani, non tutti, ma la stragrande maggioranza, alcune deleghe che sono state quasi tutte ritirate, e mi sento di ringraziarvi perché credo che stiamo consolidando quel clima di cooperazione istituzionale che trova, secondo me, il consenso della stragrande maggioranza dei nostri concittadini, che vogliono vedere l'istituzione lavorare coesa pur nelle giuste e naturali divergenze politiche che ci possono stare. Quindi voglio esprimere gratitudine perché è stato un lavoro difficile, magari ci abbiamo messo qualche giorno in più, però credo che si è raggiunto il miglior risultato, il risultato possibile. Poi non so se ci sono altre comunicazioni. Sì, abbiamo tre comunicazioni: prelevamento dal fondo di riserva dell'ente della somma di euro 1.706,86 centesimi per la liquidazione del CTU del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, poi un altro prelevamento al fondo di riserva di 1.196 euro per le spese derivanti da una notifica di atto di pignoramento, poi abbiamo un'autorizzazione al prelievo dal fondo riserva per una sentenza della Corte d'Appello di Napoli e poi un altro prelievo di quasi 7.000 euro per destinare sempre agli oneri di contenzioso a seguito di una sentenza del Tribunale Civile di Napoli. Abbiamo al terzo punto dell'ordine del giorno l'approvazione dello schema di bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, delibera del Sindaco numero 275-17-9-2018. Credo di dover dare la parola al consigliere Elpidio Capasso. Grazie. Parliamo del bilancio consolidato 3. No, perché c'ho una convocazione che portava all'undicesimo punto. Vabbè. Ok, va bene, va bene. E lei è pronto, procediamo. Sono pronto. Allora, in riferimento allo schema di bilancio consolidato del 2017, possiamo dire che anche sulla spinta degli obblighi di appartenenza all'Unione Europea, il legislatore, con il decreto legislativo 118 del 2011, ha predisposto la riforma della contabilità pubblica mediante il cosiddetto processo di ammortizzazione, che uniforma i bilanci degli enti locali a quelli regionali e statali. Tale riforma, modificata e integrata dal decreto legislativo 126 del 2014, dispone l'obbligo di redigere il bilancio consolidato del gruppo ente locale, così come previsto dal decreto legislativo 118-2011. La città metropolitana è tenuta a redigere il bilancio consolidato ed approvarlo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio che viene presentato in quest'Aula costituisce il quarto bilancio consolidato redatto dalla città metropolitana di Napoli e riguarda il consolidamento dei dati del rendiconto della gestione 2017 della città metropolitana di Napoli con i conti consuntivi e i bilanci di esercizio 2017 degli altri soggetti appartenenti al gruppo. Voglio specificare che l'ente ha provveduto con delibera numero 3 del 10 gennaio 2018 ad individuare le società che devono essere comprese nel bilancio consolidato. Quindi l'area di consolidamento è composta non solo dalla città metropolitana di Napoli, che funge da capogruppo, ma anche dalle società controllate direttamente dall'ente, cioè la CTP, la Sappana, Armena e ancora dalle società controllate indirettamente. Parliamo della società Servizi Trasporti Integrati SPA in liquidazione, parliamo della NAMET, parliamo della SIS. Per la redazione quindi del predetto bilancio si è fatto riferimento esclusivamente alla normativa sull'armonizzazione contabile. La situazione economica consolidata nell'anno 2017 si è chiusa con un utile complessivo di euro 7.092.000, di cui euro 2.526 di pertinenza di terzi. Il risultato che è stato conseguito
evidenzia una inversione di rotta rispetto all'esercizio 2016, un'inversione prodotta in particolar modo dall'ente nel corso del 2017, a differenza delle società rientranti nell'area di consolidamento, quindi ha registrato un incremento del volume di affari superiore all'aumento dei costi di gestione nel 2017. Gli indici economici risultano tutti positivi, sia per effetto dell'utile conseguito dalla gestione, la cui consistenza ha inciso anche sul risultato finale della gestione. La struttura patrimoniale del gruppo provinciale è ben bilanciata, con l'indice di autonomia finanziaria che supera il 72% e l'indebitamento al 28%. L'attivo fisso è integralmente coperto dai mezzi propri, per cui non vi è nessun ricorso a indebitamenti per gli investimenti a medio-lungo termine. La passività consolidata rappresentano una parte marginale delle fonti e sono interamente coperte dai crediti vantati dal gruppo, oltre che dalle disponibilità liquide. La situazione finanziaria quindi risulta positiva. Gli indici finanziari maggiormente significativi esprimono una situazione di eccellente equilibrio finanziario del gruppo, anche nel breve periodo, durante il quale emerge un'ottima capacità del gruppo a fronteggiare le passività correnti con le relative attività, nonché ad assicurare al circolante i flussi necessari per lo svolgimento delle attività. Infine, l'organo di revisione, per quanto riguarda, ai sensi dell'articolo 2239,1 lettera D bis, decreto legislativo 267/2000, ha espresso parere favorevole sull'approvazione del bilancio consolidato 2017 del gruppo amministrazione pubblica della città metropolitana di Napoli. Quindi anche questo tenevo in effetti a portarlo a conoscenza dell'intero Consiglio, che sul punto, sull'argomento, c'è parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, all'unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Passiamo al punto 4, ratifica deliberazione sindaco numero 240, 8 agosto 18, adottato con i poteri del Consiglio, variazione al bilancio di previsione 2018, finanziamento della spesa relativa alla formazione in tema di trasparenza e anticorruzione, importo complessivo 100.000 euro circa. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, all'unanimità. Immediata esecutività, e poi do la parola al consigliere Tito. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Ha chiesto di intervenire il consigliere Tito, ne ha facoltà. Sindaco, grazie. Chiedo scusa, avevo chiesto di intervenire prima sulle sue comunicazioni, ma c'era un problema ben più serio da discutere per la questione della CTP, però è doveroso da parte mia ringraziarla per l'opportunità che mi ha conferito nella delega del piano strategico. E faccio un invito a tutti i consiglieri comunali, perché consiglieri metropolitani, noi ci apprestiamo a grandi sfide. Come lei ha ben chiarito, la sfida della CTP la dobbiamo salvaguardare, dobbiamo far sì che tutti quanti assieme troviamo una soluzione. Ma oggi mettiamo in campo un grande obiettivo che può rilanciare in modo serio e coerente lo sviluppo dei territori che amministriamo. Quando si parla di piano strategico, io penso che i consiglieri tutti sanno che c'è una sentenza della Corte di Cassazione che ha ripreso anche la circolare della Ragioneria dello Stato, in cui ci dà la possibilità, l'avanzo libero, di poter fare investimenti. Parliamo di cifre importanti e fondamentali, parliamo di circa 443 milioni di euro. Sono risorse importanti che possono far sì
che la città metropolitana tutta dare risposta e respiro a tutti i comuni che amministriamo. Su questo è giusto e opportuno coinvolgere tutte le forze politiche che rappresentano il Consiglio metropolitano, perché il piano strategico non è del delegato, il piano strategico è di tutta la città metropolitana. E io mi auguro che a questo appello, e la ringrazio della fiducia che lei mi ha voluto accordare con questa delega, una delega importante, ognuno di noi con i propri obiettivi possa collaborare affinché veramente diamo uno sviluppo dei territori che rappresentiamo. Grazie Sindaco. Assolutamente sì, lavoriamo tutti in questa direzione con pari dignità e pari spirito di collaborazione per un progetto comune dal punto di vista istituzionale. Passiamo alla delibera, al punto numero 5 dell'ordine del giorno. Decreto ministeriale 3 gennaio 18, delibera di giunta regionale numero 259 del 2 maggio 18, formazione del piano triennale per l'edilizia scolastica della Regione Campania 18-20, relativi piani annuali, ratifica, variazione bilancio di previsione, eccetera, eccetera. Mettiamo in votazione: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, all'unanimità. Immediata esecutività: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario l'alzi, chi si astiene l'alzi, unanimità. Punto 6. Ratifica deliberazione sindaco numero 255 8 agosto 18, adottato con i poteri del Consiglio, variazione bilancio previsione 18, al fine di consentire l'acquisto di attrezzature e equipaggiamento da lavoro per i cantieri di forestazione, di servizi di noleggio bagni chimici e manutenzione attrezzature automezzi in dotazione per complessivi 41.000 euro. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 7. Verifiche vulnerabilità sismiche, edifici scolastici, competenza città metropolitana di Napoli, presa d'atto decreto MIUR numero 363 del 18 luglio 18, ratifica variazione bilancio e previsione 18-20 in via d'urgenza per un importo di 3.463.000 eccetera, di cui euro 1.303.000 di entrate vincolate. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 8. Attuazione intervento urgente della strada provinciale 505 Casamicciola Contrada Celario via Santa Barbara e strada provinciale 431 Borbonica, ricostruzione parapetti murari, adeguamento nei confronti di azioni sismiche, euro 807.200. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 9. Variazione di bilancio con applicazione all'esercizio finanziario 18 dell'avanzo fondi vincolati per complessivi euro 30.000 ai fini del finanziamento integrativo dei lavori complementari e interventi messa in sicurezza dell'Istituto Superiore Gentileschi in Napoli dell'importo di euro 617.000. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 10. Variazione di bilancio con applicazione dell'esercizio finanziario 18 dell'avanzo di amministrazione fondi disponibili euro 15.000 per il finanziamento dell'incentivo ex decreto legislativo 163/2006 unità di personale coinvolto negli interventi di edilizia scolastica presso i istituti superiori Silvestri e Nitti di Portici di cui all'avviso comune MIUR eccetera eccetera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 11. Grande progetto Pompei, presa d'atto del piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione sito UNESCO, aree archeologiche Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, nomina del referente e promozione dello sviluppo socio-economico metropolitano attraverso la valorizzazione degli immobili città metropolitana e messa a rete con i comuni della buffer zone. Atto di indirizzo, deliberazione sindaco numero 260 dell'8 agosto 18. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario. Sindaco, ci sono degli interventi. Sì, infatti, aspettavo, guardavo. Felice Di Maiolo, Elena Cocci, grazie. Ci avevi provato, sindaco? No, eh. No.
No, noi condividiamo in pieno la delibera, anzi apprezziamo il lavoro fatto e tutto quanto va ancora fatto, va ancora definito, voglio dire, portato a termine. Chiedevamo come gruppo di Forza Italia, ma in modo particolare, relativamente alla questione del patrimonio inserito in questa delibera, di far partecipare anche al delegato al patrimonio e quindi di emendare all'ultima pagina, quando di prevedere l'istituzione di un ufficio, l'ultima pagina della delibera ovviamente, prevedere l'istituzione di un ufficio con sede nella regia di Porzio che si occupi, e qui aggiungere unitamente al consigliere delegato al patrimonio, per la realizzazione degli interventi di valorizzazione dei beni della città metropolitana nel solco del piano strategico, ovviamente unitamente al consigliere già delegato. Assolutamente. Consigliere Mandalù. Assolutamente sì, c'è prima la consigliera Coccia e poi il come? No, vedevo Iossa, quindi Coccia, vai, non deve parlare più Coccia, non ho capito. Quindi Pace e poi Iossa. Siamo anche noi d'accordo con la delibera, l'abbiamo condivisa fin dal suo nascere. Ritenevamo che anche per dare una maggiore collegialità al lavoro, per rafforzare anche la potenza di questa cabina di regia che diventa, di questa, o meglio di questa funzione che diventa centrale nelle nostre strategie, nell'ottica di un lavoro più collegiale e potenziato andrebbe individuata anche la presenza del delegato ai beni UNESCO e alla cultura, proprio per anche per la natura dei 5 beni che vengono inseriti in delibera quali beni da valorizzare. Quindi mi associo alla richiesta emendativa dell'amico Di Maiolo, integrandola con il delegato per i beni UNESCO e la cultura. Sì, consigliere Iossa, grazie. Grazie sindaco. In effetti rischiamo di aggiungere i delegati di tutta l'area che hanno competenza su quest'area, nel senso che se mettiamo il delegato al patrimonio e il delegato alla cultura, occorre mettere, trattandosi diciamo di una visione strategica di quell'area specifica che nasce intorno all'iniziativa e agli sforzi anche di Michele Maddaloni e di Michele Maddaloni, di voler aggiungere pure il delegato ai trasporti, il delegato all'urbanistica e tutte le deleghe che comunque queste, delegato al piano strategico e tutte, come dire, le aree che questa idea e questo corpo in effetti che abbiamo voluto e abbiamo condiviso tocca e involge. Per cui io sarei dell'idea di aggiungere in collaborazione con i delegati competenti. Punto. Se no rischiamo praticamente di fare un elenco, tra l'altro inutile, farraginoso, di delegati. Siccome tocca tutte le deleghe, una condivisione, non in collaborazione, in condivisione con i delegati competenti per l'area di interesse, o come magari il segretario ci vuole suggerire. Sindaco. Grazie. Sì, condivisione di concerto mi sembra che vadano bene. Prego. Sindaco, avevo chiesto all'inizio di parlare un attimo e di riferire al Consiglio del buon lavoro che è stato fatto a Siena, dove secondo le sue indicazioni date appunto l'anno scorso è stato prodotto appunto una guida che riguarda tutti e 92 i comuni della città metropolitana e dove, non le sto qui, ne parla per noi la rassegna stampa, il successo che abbiamo avuto, un successo anche superiore a quello aspettato, anche perché siamo entrati in un progetto dell'UNESCO per cui il giorno 18 e 19 dovremmo andare a Siena, ma non ci andremo perché non credo che c'è la disponibilità, dovremmo andare a Noto, ma non ci andiamo perché non credo che ci sia la disponibilità per fare questo, un progetto che riguarda appunto il lavoro fatto. Però devo dire sindaco, a fronte del fatto che noi lavoriamo costantemente ed anche
efficacemente, perché di noi hanno parlato tutti i giornali, siamo stati presenti in 80-90 città del mondo, abbiamo fatto parlare di luoghi e di posti che altrimenti erano sconosciuti, non solo Pompei, non solo Ercolano, non solo Plontis, della città metropolitana. Poi ci rendiamo conto che nella realtà dei fatti c'è uno che propaganda e un altro che gestisce. Non può andare così. Noi tutte le delibere, credo, dobbiamo in qualche modo, devono essere necessariamente armonizzate tra di loro. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo approvato una delibera di indirizzo che d'altra parte portava proprio la firma sia del consigliere Ragosta che del consigliere Maddalone, non più tardi del mese di luglio di quest'anno, nel quale i poli, diciamo, interessati all'UNESCO erano essenzialmente due: il polo di questo luogo, quindi di Santa Maria La Nova, e il luogo di Portici. Dopodiché ci saremmo aspettati che, come c'è stata una condivisione per quella delibera, una condivisione non casuale, una condivisione relazionata a chi di più si occupa appunto di questa problematica, ci saremmo aspettata la medesima cosa accadesse anche per questa delibera, nel senso che se dai beni UNESCO vengono tolti Pompei, Ercolano, Oplontis, tutti i paesi che circondano della buffer zone, e diciamo che rimane poco al consigliere delegato all'UNESCO, ma rimano ancora di meno a chi invece ha la valorizzazione, per esempio, di alcuni beni come appunto il lago Patria e il bene di Liternum. Allora, la condivisione, che purtroppo qui nella nostra città metropolitana non abbiamo ancora, è formale ma non è ancora sostanziale, visto che non si condividono prima le delibere, si condividono purtroppo, diciamo, quando sono state già assunte eccetera, risulta essere qualcosa che mortifica gli altri. Allora ha ragione il consigliere Di Maiolo quando dice: benissimo, siccome noi parliamo contemporaneamente anche di piano strategico e parliamo contemporaneamente, diciamo, di tutto il complesso che riguarda il bene UNESCO, se ne estrapoliamo una parte, ebbene, evidentemente non abbiamo fatto né un'opera buona né un'opera di condivisione né un'opera di condivisione. Dico di più: il 4 marzo è successo qualcosa, non ce lo dimentichiamo. Il 4 marzo è successo qualcosa che interessa a tutti quanti noi. Come si porrà il nuovo governo e il nuovo ministro rispetto a questo grande progetto UNESCO di Pompei, che è un grande progetto affidato per il momento sempre a generali dei carabinieri? Come si porrà? Qualche idea io, avendo partecipato insieme a una parlamentare dei 5 Stelle, componente della Commissione Cultura della Camera, qualche idea forse ce l'ho, che insomma qualcosa verrà forse mutato, perché non è possibile che i grandi progetti vengano affidati ai generali dei carabinieri e non invece a soggetti evidentemente più deputati da un punto di vista culturale, eccetera. Quindi voglio dire, l'emendamento proposto da Di Maiolo e rappresentato anche dal vice sindaco, ebbene, io credo che sia non solo necessario, indispensabile. Se non ci fosse questo, francamente io mi sentirei molto lesa e sarei pronta a quel punto a restituire le mie deleghe. Grazie. Consigliere, mi pare che siamo tutti quanti d'accordo che ci sta questa necessità di condivisione, come ha detto il consigliere Iossa, quindi credo che vada emendata in questa direzione. Poi le deleghe ognuno fa chiaramente quello che ritiene. Quindi io metterei in votazione come emendata. Prego, consigliere Maddalone.
Mettiamo in votazione quindi la delibera così come emendata nell'indicazione rappresentata, se ho capito bene, dal consigliere Iosso, cioè che tutti i consiglieri delegati interessati devono condividere la proposta di delibera. Condivisione non significa informazione, lo voglio precisare. Condivisione significa decidere insieme. Poi chiaramente se non si trova la quadra, ci sta sempre la possibilità di parlare con il sindaco, che è un discreto mediatore sociale, e può arrivare anche a una soluzione. Quindi questo credo che sia il risultato migliore, perché altrimenti c'è il rischio che correttamente proponeva, sottolineava Iosso, che dobbiamo indicare tutti. Invece credo che sia utile questo fatto di fare un lavoro di squadra in cui tutti i consiglieri devono condividere l'atto che viene proposto al sindaco per eventuali delibere o comunque anche atti istruttori o atti di altro tipo. Quindi mettiamo in votazione la delibera, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Passiamo adesso alle delibere che, se siete d'accordo, leggerei solamente nel numero, perché si tratta di debiti fuori bilancio. Delibera numero 12, sono tutti debiti fuori bilancio. La numero 12 dell'ordine del giorno, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 13, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Delibera numero 14, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, alzate la mano per favore, grazie, unanimità. Delibera numero 15, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario l'alzi, chi si astiene l'alzi, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. La delibera numero 16, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. La numero 17, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Delibera numero 18, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Delibera numero 19, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Delibera numero 20, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 21, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Due, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 23, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 24, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 25, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 26, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 27, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Però non si deve andare a fare 5 minuti, se no perdiamo il numero legale. 28, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene, unanimità. Immediata esecutività,
chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. 30, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. 31, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. 32, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. 33, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. 34, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. 35, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. 36, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Grazie del contributo, buona serata a tutti e buon fine settimana.